Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti al nostro appuntamento con i nostri use case e alla 23ª puntata di questa importantissima serie che oggi sarà dedicata alla Self-Service Analytics and Reporting nell'area e-commerce. Grazie agli ospiti d'occasione del team Digital di Brunello Cucinelli che ringrazio moltissimo per essere qui. Tanto ringraziamo di nuovo Davide e l'Information Lab per lo spazio di oggi che ci permette di raccontare quello che è stato il percorso del team nel mondo dell'analytics e della visualization. Io sono. Quindi ci ritroviamo in una situazione in cui avevamo molti dati, molte esigenze, ma in realtà da un punto di vista architetturale non avevamo ancora affrontato progetti di più ampia scala, come ad esempio un data lake che potesse permetterci di avere un'unica sorgente dato e di fare tutto quel lavoro di data preparation necessario per poi attivare e abilitare tutta una serie di analisi e monitoraggi e condivisioni delle informazioni. Quindi una prima dashboard di overview sull'andamento dei canali digitali. Possiamo vedere in questa dashboard, per semplificare, la struttureremo in tre fasce. Nella prima fascia vediamo i KPI, i classici KPI di e-commerce, che possono essere il numero di ordini, il carrello medio, oppure i ricavi netti commerciali, come le net sales. Tableau ci è utile per andare a vedere, passando in over con il mouse, il tooltip in cui confrontiamo sempre l'anno in corso rispetto all'anno precedente e un relativo delta, ed inoltre ad avere una trend line per monitorare l'andamento, in questo caso mensile. Ci siamo in questo caso focalizzati su uno specifico canale digitale, il nostro e-commerce diretto, e anche qui, per semplificare, andiamo a suddividere questa dashboard in una parte alta e in una parte bassa. Nella parte in alta, iniziando dalla parte in alto a sinistra, ritroviamo i KPI di prima. Abbiamo aggiunto alcuni dei KPI che in questo caso sono rilevanti per il nostro e-commerce diretto. E come vi dicevo, andiamo qui ad unire più fonti, quelle che riguardano il nostro data warehouse, con fonti come quelle di Google Analytics. Quindi vediamo, rispetto a prima, il traffico e l'andamento a confronto con lo scorso anno e il conversion rate, che sarà un rapporto tra il numero di ordini e le sessioni generate dal nostro e-commerce. Anche